grattacieli di Piazza Dante, costruiti negli anni 30, sono la testimonianza architettonica di una Genova che voleva essere metropoli e sognava la skyline delle città americane. La piazza venne ideata dopo la creazione nel 1926 della Grande Genova, con funzione di centro direzionale monumentale della nuova metropoli. Il piano urbanistico della piazza, firmato da Giulio Zappa, Aldo Viale e Robaldo Morozzo della Rocca, prevedeva in origine 4 torri identiche, poi ridotte a 2 per intervento di Marcello Piacentini, fra i massimi esponenti del razionalismo italiano. Lo stesso Piacentini sarà anche il progettista, insieme ad Angelo Invernizzi, di una delle 2 torri, quella sud, detta Torre dell'Orologio. Entra pienamente in sintonia con lo spirito dei principali edifici realizzati nello stesso epoca negli Stati Uniti, pensiamo a Chicago o a New York, l'esempio del Rockefeller Center ad esempio. Ma queste suggestioni di una città caratterizzata da tutta una serie di elevazioni strutturali nella sua fisionomia, nel suo skyline, già erano state precorse da Renzo Picasso, autore tra il 1911 e il 1931 di una serie di studi comparativi tra la città di Genova e la città di New York. La torre sud di Piazza Dante, di forte impronta modernista e futurista, quasi metafisica, è stata per decenni il secondo grattacielo più alto d'Italia, dopo il Pirellone di Milano. Il carattere monumentale dell'edificio è accentuato dal rivestimento della facciata, con strisce di marmo bianco alternate a strisce di clinker rosso. Dotata di ascensori, all'epoca velocissimi, è caratterizzata anche da alcune decorazioni artistiche. I mosaici di Oscar Saccorotti nei 2 ingressi, e i 2 rilievi in facciata di Giulio Galletti, Cristoforo Colombo e il Balilla. Il primo grattacielo di Piazza Dante ad essere costruito fu però la Torre Nord, firmata da Giulio Rosso, e ha una fisionomia ancor più novecentista. Non è un caso che Giulio Rosso fosse legato strettamente al movimento futurista. Il grattacielo suo, il grattacielo Nord, fu pubblicato su Stile Futurista, la rivista diretta da Prampolini, e soprattutto nel retro i ponti aggettanti accentuano questa caratterizzazione futurista propria della poetica architettonica di Sant'Elia, di Piattone e della scuola appunto del movimento marinettiano. La Torre Nord è più bassa di quella sud, che Piacentini edificò più tardi trasgredendo il piano urbanistico. Rosso gli fece causa, ma senza successo. Completano la piazza il Palazzo Ina di Gino Cipriani e il Palazzo Gaslini di Aldo Zuccarelli. Edifici bassi che per volere di Piacentini sostituirono i grattacieli del progetto originale per rendere più armonioso il raccordo con Via Dante. L'edificio di Cipriani comunque, proprio per la sua struttura, proprio la sua fisionomia architettonica gradonata, si collega strettamente, diciamo, all'impianto strutturale architettonico, anche al gusto estetico dei 2 precedenti edifici, cioè il grattacielo Nord e il grattacielo Sud, culminando con una pergola aperta monumentale che in qualche maniera ne accentua, diciamo, la verticalità, il verticalismo. I palazzi Ina e Gaslini hanno un profilo curvilineo simmetrico perché il secondo doveva accompagnare una strada mai realizzata che attraverso una galleria sotto le mura del Barbarossa avrebbe dovuto raggiungere Corso Quadrio. Sempre agli anni 30 risale la Casa del Mutilato di Corso Saffi. La Casa del Mutilato di Genova fu inaugurata nel 1938 in occasione della storica visita di Mussolini in città, un'occasione che peraltro fu accompagnata dalla inaugurazione di tutta una serie di edifici e di monumenti.
Il progetto di questo edificio è di Eugenio Fuselli, il quale dovette confrontarsi con una serie di vincoli paesaggistici che determinarono appunto la volumetria dell'edificio. La casa, pienamente razionalista, è composta da un corpo arretrato in marmo bianco e da uno avanzato a fasce bicolori, che richiama la cultura architettonica del gotico genovese, ma anche il tema propagandistico del sacrificio bellico a cui è dedicata. Il marmo rosso di Levanto, infatti, rievoca il sangue versato dai soldati italiani caduti o mutilati nella Grande Guerra. A ornare l'edificio, la statua della Vittoria di Guido Galletti, che celebra retoricamente il primo conflitto mondiale, e il gruppo dei mutilati di Eugenio Baroni, lo stesso scultore del monumento ai Mille di Quarto, di crudo realismo e non amato dal duce. Altro notevole esempio di quell'architettura funzionalista degli anni 30, di cui Genova conserva numerose opere, è Piazza Rossetti. Fu progettata nel 1933 da Luigi Carlo Daneri, nell'ambito di un grande intervento urbanistico di riorganizzazione della zona della Foce, che partì con la copertura del Bisagno, avviata nel 1932 con lo smantellamento dei cantieri navali Odero. Il progetto di Daneri, che appunto ha inizio nella la realizzazione nel 1934, viene terminato negli anni 50, naturalmente c'è la cesura della guerra, ed è fortemente ispirato dal modello delle unità abitative di Le Corbusier, in particolare alle unità abitative degli edifici di Marsiglia, il celebre complesso dell'unità d'abitazione di Marsiglia. Questa nuova realizzazione urbanistica cambia notevolmente l'assetto e la fisionomia di quest'area, che da un lato rispecchia, diciamo, quei principi del loisir che caratterizzano Corso Italia, cioè quindi una zona di balneazione, di divertimento e di residenza, e un'area residenziale di lusso. Dall'altro lato però caratterizza anche lo spirito, così diciamo, retorico e propagandistico del regime, che vuole impostare una città nuova, funzionale, razionale. Sempre alla Foce si trova la statua del navigatore di Antonio Maria Morera, anch'essa inaugurata nel 1938 in occasione della visita a Genova di Mussolini. Collocata in posizione di asse focale del nuovo grande viale sul Bisagno, celebra, attraverso un'energica rappresentazione virile, il culto fascista dell'ardimento.